questi 30 ettari che abbiamo, abbiamo 1,7 ettaro Merlot destinato al vino La Ricolma, 1,3 ettaro sono uve bianche prevalenza Malvasia per il Vinsanto, il resto è tutto Sangiovese con un 5% di Canaiolo destinato al Chianti Classico di Annata. Allora, il Guyot semplice perché è la varietà che permette di avere grappoli di taglia più piccola e più spargoli. In minor misura usiamo l'alberello nelle zone più drenanti e più deboli, in quanto è più conservativo alla lunga per l'energia della pianta. I vecchi cordoni speronati che avevamo sono stati quasi per la totalità convertiti in modo molto graduale, ci è voluto 3 anni per portarli a Guyot semplice. E abbiamo iniziato nel 2001 con l'ulivo e con la vigna fai da te, nel senso che la certificazione poi l'abbiamo fatta nel 2006. Per me più che una filosofia è una verità agronomica, nel senso che dopo anni che si segue questo sistema si nota piante che stanno più in salute, più resistenti alle malattie e direi nel vino alla lunga si traduce in qualcosa che chiamerei con un termine che si usa poco sui vini, che è vini saporiti, vini più salati, più sapidi. E quello credo che sul biologico, a prescindere dal livello che si riesca a ottenere sui vini, è innegabile che ci sia una sapidità spiccata. Qui a San Giusto Rentennano il processo di fermentazione e macerazioni avviene per lo più in tini di cemento vetrificato, in minor misura acciaio e tini di legno. Non usiamo lieviti, solo lieviti autoctoni, sia per la fermentazione, come non usiamo nessun tipo di batteri malici per la trasformazione dell'acido malico. I tempi di fermentazione e macerazione variano a seconda dei prodotti, da un minimo di 13-14 giorni sul Chianti Classico d'annata a un massimo di 35-40 giorni per il Percarlo. Dopo un periodo medio-lungo in cui l'avvento della barrique ci ha coinvolto un po' tutti, in qualche modo cioè, un po' di coscienza critica ci vuole, e la barrique ci era sembrato che creasse un po' una deviazione dall'origine della frutta. Quindi, se in qualche modo vogliamo rispettare le caratteristiche dell'origine della nostra frutta, bisogna anche preoccuparsi di non avere un sistema di invecchiamento che ce ne fa allontanare. E la barrique in qualche modo ci sembrava di mettere un vino in botte e alla fine tirarne fuori un altro. L'inserimento di legni più grandi, quindi o di legni già meno nuovi, ci è sembrato che rispetta di più questo aspetto. La Rosato è un vino che nasce pochi anni fa, prima è nato da soli salassi, poi abbiamo cercato di perfezionarlo un po' dall'unione di vino di salassi con una base acida, quindi una base fatta di uve vinificate in bianco a raccolta precoce. È un vino che non fa nessun tipo di legno, solo acciaio, è semplice così. Il Chianti Classico d'annata, che è Sangiovese con un 5% di Canaiolo, si cerca di esprimere più che altro territori e freschezza. Il Riserva e Percarlo sono selezioni grappolo-grappolo, fatte
dai vigneti di Sangiovese, con vendemmie portate avanti in epoche a scalare. Quindi ogni vino dei tre Sangiovesi, che Anticlassico riserva per Carlo, significano tre passaggi frazionati di vendemmie fatte in epoche diverse.